Il punto è, come noto, che in molti nel Partito Democratico in Alto Adige puntano l'indice accusatore su Uwe Stafler per quanto concerne la vicenda Artioli. Riepiloghiamo. L'ex consigliere leghista, già nelle file dell'SVP, fondatrice del team Autonomie ed eletta a ottobre in una lista con Forza Italia, è stata nominata coordinatrice provinciale dell'associazione Liberal PD, vicina al Partito Democratico, anche se l'adesione ad essa non comporta automaticamente l'iscrizione allo stesso partito. Decisione assunta dal sindaco di Catania Enzo Bianco, che ha provocato un putiferio a Bolzano. In molti, nella sede di Piazza Domenicani, ritengono che proprio Uwe Stafler, cognato dell'Artioli, abbia tirato le fila dell'operazione, di cui la decisione della segretaria Liliana Di Fede di estrometterlo dalla segreteria. È una questione che ovviamente trae il suo fondamento dalle ultime questioni emerse, mi riferisco al caso Artioli, però sono questioni interne al partito e preferisco trattarle all'interno del partito stesso. Uwe Stafler, chiamato in causa, rigetta l'accusa di essere il regista dell'operazione Artioli, dice di voler attendere prima di commentare, al contempo lancia qualche messaggio al suo partito. Io penso che sia tra le rientri nelle sue prerogative quella di nominare e eventualmente anche estromettere dalla segreteria chi ritiene. Non ho da fare critiche alla segretaria. Secondo me noi siamo un partito che purtroppo sta morendo dalla paura di aprirsi, mentre sarebbe necessario esattamente il contrario.